Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Commodore PC MS-DOS. È un topic di business computing, ma era un podcast che dovevo fare perché questa è una storia incredibile. Attenzione, sottotitolo per i non capenti: quando alla Commodore ci avevano la cacca nel cervello ed invece di potenziare e sviluppare la piattaforma Amiga, alla Commodore si misero a vendere e produrre compatibili PC MS-DOS. Sì, è davvero così. C'è stato un tempo, dal 1984 sino al 1989, in cui alla Commodore si misero a produrre compatibili PC con il marchio Commodore, e le macchine avevano in bando MS-DOS. Il loro prezzo di mercato era un pochino più competitivo rispetto a quelli della linea IBM. Ecco, non gli era bastata alla Commodore la produzione dell'obbrobrio della Sidecar per Amiga 1000. Alla Commodore, incredibile ma vero, si misero a produrre la linea dei PC-10, PC-20, PC-30, che erano compatibili PC, pur avendo il marchio Commodore. Queste macchine, PC-10, PC-20, PC-30, non avevano nulla, ma proprio nulla, a che spartire con la piattaforma Amiga. Non sapevano, non funzionava nulla del Kickstart o del Workbench, e non avevano nulla a che spartire con la linea del Commodore 64. Commodore PC erano macchine per il business computing. Oggi bussoli Commodore PC10, PC20, PC30 solo collezionati dai nostalgici del marchio Commodore, nonostante l'hardware del PC10, PC20 o PC30 non abbia niente, ma proprio niente di speciale a livello hardware e software. Commodore PC10 era di fatto un PC XT e non poteva montare nemmeno un disco fisso interno. Commodore PC20 era di fatto un PC XT, quindi praticamente identico al Commodore PC10, tranne per il fatto che Commodore PC20 poteva montare un disco fisso interno. Commodore PC30 era un PC AT motorizzato da un 80-286 e poteva installare un disco fisso. Tutte le macchine della Commodore della linea PC ebbero un design orrendo, di fatto erano delle grosse valigie, non erano compatibili con la potente e performante piattaforma Amiga, e nessuno in Commodore gli venne in mente d'alleviare l'opprimente senso estetico di bussolo e valigia che le macchine trasmettevano, e nessuno in Commodore pensò mai di ruotare il case in 90 gradi per farne un tower, dando un aspetto fittiziamente meno opprimente. Ecco, la Commodore in Europa con la linea dei compatibili PC10, PC20, PC30 divenne il terzo produttore di computer MS-DOS tra il 1984 e il 1989. Inoltre Commodore fu il primo produttore di computer PC MS-DOS in Germania con il 17% della quota di mercato. Andiamo ad esplorare il manuale utente che era fornito in dotazione a questi bussoli dei Commodore PC. Eccolo qui il misterioso manuale Commodore per PC10, PC20, PC40, ma va bene anche per il PC30, con MS-DOS 3.2, incredibile ma vero. Andiamo a vedere cosa c'era, era anche parecchio voluminoso, oltre 400 pagine, le guarderemo tutte perché questo è un pezzo di storia, stampato nel 1986. Dunque, vediamo un po' cosa c'era. Introduzione qui al PC, quando si spacchetta l'equipaggiamento cosa si trova, i primi passi per accendere la macchina e poi praticamente una serie di appendici. Andiamo a vedere qui, esiste le illustrazioni, quello che ci interessa è quello che il PC10, le caratteristiche. Cosa c'era? Nel PC10 c'era 512K, era espandibile a 640, quindi un normalissimo PC XT compatibile con il PC XT con MS-DOS 3.2 e GV Basic.
Poi c'era un disk drive da doppia testina da 360k da 5 pollici e un quarto, una scheda grafica ATI, praticamente CGA della Hercules, che non è niente di particolare, una porta parallela Centronics, una RS2, 5 slot di espansione ISA e poi l'alimentatore. Poteva portare due drive oppure evidentemente mettere un disco da 20 mega. Questo però in questa versione si poteva mettere, in quell'altro invece no, successivamente. Poi il PC10-2 abbiamo praticamente, che era identico a quello precedente, tranne per il fatto che partiva già con 640k e oltre quelle non andava. E quindi niente di particolare, infatti qui c'è solo il PC10, 10.2 e 10.1 e non si parla di PC20 o PC30. Va bene, andiamo a vedere che cosa c'era in introduzione about circa il Commodore PC. Poteva processare il DBASE 3, Lotus 1-2-3, il DOS, quindi chiaramente era a tutti gli effetti un compatibile PC, quindi c'era poco da discorso. C'era praticamente tutta la stessa roba che si trovava sui compatibili PC della Compaq, della successivamente bene anche la Dell, poi anche la Hewlett Packard, l'IBM e tutto il mondo praticamente degli assemblati che poi via via vennero ad aggiungersi da Taiwan. Quando si spacchetta cosa si trova? Si trova il cassone, la tastiera e poi i vari dischetti. E quindi niente di particolare, si agganciavano gli spinotti, da notare non c'è qui neanche un disegno o neanche una fotografia, ecco, appena l'ho detto già automaticamente mi sono già smentito, sto guardando il manuale con voi, questa è la versione solamente con un disk drive, la lucettina del disco fisso, dietro c'erano tutte le varie slot a metterci, quindi le varie aggeggi, Centronics RS232 è uscita monitor e poi eventualmente c'era due dischi da 525 e un disco fisso e poi niente di particolare, alimentazione e uscita praticamente per l'alimentazione per il monitor, va bene, si attaccava la spina, niente di particolare, quindi la tastiera a tutti gli effetti era quella di un PC, niente da dirci, qui si attaccava il monitor a quello, lo spinotto a quello. Va bene, poi connessione eventualmente alla porta alla stampante qui dalla Centronics a quello oppure da quest'altra se fosse stata di tipo seriale. Poi come connesso ad un modem, quindi praticamente RS232 collegato qui. E poi veniamo un po' cosa c'era, ecco i comandi dell'MS-DOS, questo è il capitolo 3, comando dell'MS-DOS, ci dà i primi passi, qui si spiega praticamente l'utilizzo del dischetto, qui l'utilizzo del cursore, la data, il prompt, una classica directory del DOS con il nome nella dotazione 8 più 3, con l'estensione e la data dell'orologio, evidentemente se c'erano quasi tutti, e poi niente di particolare. Appendici, vediamo un po' cosa c'era, lista di file name delle estensioni, per tipiche del DOS, lista delle diciamo uscite per le varie prese, special key, alcuni appunto dai premi, tasti funzione, F1, F3 e quant'altro. Un appendice per quanto riguarda quanto era stato detto in tre parole. La risoluzione in CDA era 640x200 a 16 colori, quindi non era nemmeno proprio brutta, anzi, non discreta. E poi abbiamo praticamente cosa c'è, altre informazioni da collegare. Ma questa era la scheda ATI da inserire con il chip custom da mettere qui WLSI video. E poi la videoram collegata che dava in dotazione lati scheda grafica della grafica 640x200 a 16 colori, che non era proprio male, oltre a fornire 132 colonne di testo. Va bene, ok, da settare alcuni dip switch per configurare praticamente la macchina, installazione dell'istruzione, niente di particolare, c'erano le viti come tutti i PC.
vari tipi di descrizioni, l'utilizzo della scheda grafica con i drive, e quindi niente, GGE poteva essere un monitor monocromatico oppure anche a colori, se c'erano colori, perché c'erano 16 colori, altrimenti niente, ciccia. Va bene, quindi varie informazioni sulla scheda grafica e sui colori che poteva supportare i vari modi. Eccoci qua, 640x200 a 16 colori, che non era proprio male, anzi direi che era buono, accettabile via per il tempo. Poi le varie prese, altri appendici per quanto riguarda i jumper e il deep switch interni della macchina, altre configurazioni, varie pin, era tutti gli effetti, quindi un compatibile PC. Eccolo qui, questa è diciamo la versione del PC in formato made in IBM, e quello della Commodore Scimmie ottava, era tutti gli effetti identici a questo, tranne per il case un pochino sempre differente con il logo Commodore. Imparare la MS-DOS, vediamo un po' cosa c'era. Qui c'erano i comandi, come inserire il disco fisso, c'erano i vari comandi dell'utilizzo dell'MS-DOS. Io qui vado veloce perché se vi interessa il link lo trovate in descrizione per scaricare praticamente il manuale del Commodore PC. Getting started, quando si faceva con praticamente con l'MS-DOS, quindi si inseriva, si incominciava ad operare la macchina. L'utilizzo dei comandi, le directory, e qui vengono spiegati il del, rename, type command. Ok, niente di particolare del DOS. Uso delle applicazioni, un glossario che veniva spiegato cos'era e cosa non era, l'indice e poi contenuti, e poi mi sa che fra pochino siamo arrivati alla frutta. Introduzione, file directory, multilivello del DOS, come utilizzare i directory, quindi subdirectory, di nuovo i comandi del DOS, eccole qui, per fare eventualmente file bat, MS-DOS commands, come utilizzare praticamente i comandi per fare file bat, per i backup anche per CHDisk, per agevolare una serie di operazioni, automatizzarle dentro file bat, la gestione degli archivi. Io qui vado veloce, tanto qui sono tutti i comandi dell'MS-DOS. Sull'MS-DOS peraltro ci ho fatto anche vari podcast, il link li trovate nella descrizione della playlist www.fareretrocomputing.tk. Vabbè, io qui vado veloce, sono tutti i comandi dell'MS-DOS, il link se volete andare a scaricare questo manuale di MS-DOS scritto dalla Commodore, il link lo trovate in descrizione, chiaramente vale solo per i PC10, PC20, PC30. Batch processing, anche appunto utilizzare i file batch per processare e automatizzare le varie istruzioni che si erano spiegate prima. E qui venivano mescolate la MS-DOS in una specie di BASIC con il sistema operativo del disco tutti insieme. L'editor di linea, tasti F1, F2 e varie a cosa servivano, pins, del, F5 e quant'altro, tasti per l'editor di comandi e poi vediamo un po', ci sono degli esempi, degli stati, comando move, search, transfer, write, file, confrontare i file. Con i file data, i link che potevano essere messi all'interno, il file mapping e
Poi vediamo cos'altro c'è, ci sono degli esempi. Il debug, come debuggare eventuali programmini di bat che si erano fatti. Qui c'è uno spazio con l'assembler, una piccola apertura all'assembler 8086, 8087, 8088. Sull'assembler 8086, 8088 ci ho fatto un podcast, quindi qui venivano date un po' di istruzioni. Venivano date le istruzioni. Accidenti. Del linguaggio macchina, eh sì, con l'architettura. Poi vediamo un po', appendice A, istruzioni per il disk drive, come configurare il sistema, config sys. E poi vediamo un po' la shell, quindi ci si installare i drivers di altre periferiche si potevano aggiungere, magari togliere un disk drive da 525 e metterci successivamente poi un CD-ROM. E poi qui abbiamo gli appendici per quanto riguarda i messaggi, tutti riassunti del MS-DOS, esposti e spiegati in modo ordinati per ordine alfabetico. Un lunghissimo manuale, veramente lungo e completo, decisamente completo, però è indubbiamente insolito vedere tutta questa roba di MS-DOS con il marchio Commodore. È una cosa strana, perché voglio dire, c'avevamo una piattaforma bellissima dell'Amiga, ci potevano mettere 2 mega di RAM già subito di botta sulla scheda madre, perché il 68000 indirizzava linearmente fino a 2 mega, ci potevano mettere slot di espansione per portare con il bank switching le macchine delle piattaforme Amiga ad avere molto più spazio, e avendo un disco fisso interno e con tanta RAM, con un processore potente che poi eventualmente lo potesse, se non era fosse stato saldato sulla scheda madre, si sarebbe potuto indubbiamente anche cambiare il microprocessore, quindi non c'era bisogno di passare da tutta questa roba qui, perché con un emulatore, avrebbe un emulatore Commodore sulla macchina, sul motore del 68000, se avesse avuto sufficientemente spazio di RAM, quindi almeno 2 mega oppure anche un po' di più, e poi il costo della RAM andò a scendere, un disco fisso, la piattaforma Amiga poteva diventare estremamente, diciamo, duratura nel tempo, bastava poi aggiornare anche e potenziare i chip grafici e poi anche i chip sonori, rimanendo sempre al top, anche perché, diciamo, vediamoci chiaro, quando uscì la piattaforma Amiga, l'Apple 2GS che fu creato da Apple a distanza di un anno non fu capace di raggiungere quello che faceva l'Amiga, e i Macintosh non ne erano in grado, quindi per arrivare a avere dei Macintosh capaci di avere il colore e il suono stereo, che non ce l'avevano, mentre l'Apple 2GS già ce l'aveva, toccherà aspettare quasi oltre 5 anni. Di conseguenza la piattaforma Amiga era molto avanti, bastava continuare a investirci e non sputtanare denari in piattaforme del cazzo che non servivano a nulla, come i PC, e limitarsi a potenziare diciamo la piattaforma Amiga, diventando praticamente facendoli fare tutta una serie di cose con microprocessori potenti, che indubbiamente con macchine high-end estremamente espandibili e durature e di qualità, che avrebbero messo sicuramente in ginocchio la Apple, che non riusciva a star dietro alle innovazioni fatte da Commodore. Ma la Commodore ebbe a spararci nella testa, perché non erano capaci di tirar fuori prodotti adeguati. Andate a vedere ad esempio il podcast che ho fatto, perché il VIC-20 fu un successo e perché il Commodore 128 e 128D invece furono un insuccesso. E poi la piattaforma Amiga, che non fu mai sufficientemente potenziata, andate a vedere i podcast sul manuale dell'Amiga 1000 e dell'Amiga 2000, e anche i confronti sull'Amiga 3000, che i podcast li trovate in descrizione. Di conseguenza, ecco, non c'è poi molto da dire. Alla Commodore di prodotti ne capivano veramente poco, hanno disperso una marea di denari e di risorse in piattaforme inutili, quando già c'avevano una piattaforma Amiga che era avanti. Era sufficiente sviluppare
i chip sonori e chip video sempre più potenti, facendo delle joint venture con le schede video del mondo del PC e poi trasferirle dentro la piattaforma Amiga, e quindi di conseguenza si sarebbe più di restare sempre avanti. Per questa puntata è tutto, ciao, alla prossima.